azione del Ministero all'epoca in cui in qualche maniera volle investire in un'azione che fosse portata avanti dentro un progetto che fosse portato avanti dentro il sistema sanitario. E le finalità generali erano inserire la promozione dell'attività fisica tra le priorità dell'agenda del sistema sanitario a livello, a tutti i suoi livelli, a livello centrale, regionale, locale. E ovviamente l'attività fisica, noi sappiamo che c'ha tante conseguenze sulla salute, ma insomma, è inutile che io lo ribadisca per voi, giusto per dire, certamente non può essere, non è prioritario per il sistema sanitario, che sappiamo che per il 90-95% e più è impegnato nei servizi che gli costano tanto e a sostenere questi servizi, quindi è normalmente un po' su questo tipo di problemi è meno attento. E quindi far salire, lavorare per far salire l'attenzione su questo tema di salute. E poi posizionare il sistema sanitario come un assistente, quindi modificare un po' la posizione. Cioè il sistema sanitario non è solo un erogatore di servizi, è anche un può avere, come posso dire, cioè può entrare in relazione con altri settori della società, e però fornendo a questi altri settori della società in qualche maniera degli indirizzi. Quali sono quindi i prodotti, le cose che ci si aspettava all'inizio? Che il sistema sanitario si arricchisse di un retroterra di competenze per poter giocare questo ruolo di assistente. Quali interventi funzionano? Quali sono le raccomandazioni giuste, sia a livello individuale che a livello di collettività? Come si misura l'attività fisica, la sedentarietà a livello individuale, a livello di popolazione? Come si pone sotto sorveglianza il livello di attività dell'attività fisica nelle comunità, e come si selezionano le migliori pratiche, e con quali attività rilevare e comunicare le informazioni sul livello di attività fisica a tutti i livelli e anche per gruppi di sottogruppi di popolazione, e poi attivare una pressione costante sui decisori sull'importanza dell'attività fisica per tutti, rendere disponibile un'assistenza qualificata per programmi e politiche, e rilevare e far conoscere quali sono le buone pratiche, anche perché appunto siamo in un contesto di studi in cui ci sono diversi miglioramenti delle pratiche dei progetti, delle pratiche, quindi c'è bisogno di scambio. E alla fine cosa può sostenere questa, ed è la terza, il terzo e l'ultimo concetto che vorrei, cioè che cosa, come si sostiene poi tutto questo? Secondo me si sostiene con, non possiamo pensare che noi sviluppiamo queste competenze a tutti i livelli del sistema sanitario, perciò c'è bisogno che i vari programmi, centri, si alleino, e che questa alleanza deve essere un fatto proprio importantissimo, perché ci sono momenti in cui c'è maggiore attenzione, momenti in cui c'è minore attenzione su questo tipo di problemi. Quindi l'alleanza, la partnership è come posso dire, dà forza, e quindi io mi auguro che nel futuro ci saranno una maggiore forza per queste cose che voi state portando avanti così.